Cos'è successo? Che diavolo avete combinato? Che sogno mi avete interrotto? Un sogno così può capitare una volta ogni 10 anni. Vieni un po' qua, cucciolo. Dammi la frusta. Questo perché mi ha interrotto il sogno. Bacia. Mi avete rotto anche il violino. Che il diavolo ti porti. Slegate il cane, altrimenti soffoca. Siamo arrivati, fratelli? Sì, proprio. Che cosa c'è? Cosa c'è? Che il diavolo possa friggervi in padella? Chiede che cosa c'è. No. Ehi, Sile! Forza! Sì. Forza! Ecco! A noi, i faraoni. Presto una candela. Datemi una candela, ho detto! La banda di Tom Alistar? Sì, sì. Tom Alistar non ha pagato il tributo. Deve 30 monete d'oro per quest'anno e altrettante per l'anno prossimo. Sua signoria dice molto bene. Non è poi molto. Per chi ce l'ha? A Cotin avete suonato alla fiera, no? Ma soltanto per un sorso di vino, per un pezzetto. Davvero? E a Michaelen non avete suonato a un funerale? Per un po' d'orzo e un sacco d'avena per la cavalla. Vorrei che quell'orzo vi restasse in gola, fannulloni. Avanti. Chi ha suonato nell'abeto di Vasca Muscalo? Lì ci han pagato a pugni. C'è stata una rissa. Guarda qui, vostra signora. Basta! Spogliatevi tutti. Via le cinture. Via quegli stracci. Svelti. Avanti, più in fretta. Buona gente, siamo davanti a un morto. Agire così è peccato mortale. Stier, prendi quel violino sul carro. Per un paio di bicchieri basterà? Certo, basterà.
Tom Alistair sapeva fare miracoli col violino. Faceva impazzire tutti. Signore, perdonami se pecco. Non è per mia volontà. Perché stai tremando? Ora che hai derubato un morto, morirai dalla paura che ti appaia il sogno la notte? È lui che me l'ha ordinato. E adesso mi prende in giro. Sua e signoria. Tu? Mostri i denti, cucciolo. Lascialo! Non toccarlo! Ah. Lascia stare il ragazzo! Perché lo picchi? Cos'hai da sabuzzare gli occhi? Il vostro capo ha reso l'anima a Dio. È la fine per la banda di Tom Alistair. Sì, è la fine. Ascolta, Dragomir. Che non vi veda mai più insieme. Altrimenti avrete grossi guai per non avere pagato il tributo. Marcirete nei sotterranei della gendarmeria. Questo ve lo dico io, il tenente Iermurati. Vi auguriamo buona salute, tenente Iermurati. A Calabash! Pregate il Dio perché vi protegga e non vi faccia incontrare ancora con me. Ah! Che vi inchiodino sulla croce! Non ne posso più. Sì, che puoi, Dinghe. A che mi serve questa musica? Io scapperò. Scapperò comunque. Non riuscirete a riprendermi. Non puoi scappare, Dinghe, da questa nostra vita vagabonda di musicanti. Hai dimenticato che hai un marchio in fronte, Dinghe? Siamo tutti marchiati come bestie, col ferro rovente, ed è peggio di una maledizione. Eccoli, i nostri soldi. Ah, i miei bei soldi sono andati, butta qua. Tutti quanti, fino all'ultimo centesimo. Ti ringrazio, padre mio. Ti ringrazio, Sire. Questo qua è tuo. Non piagnucolare, Dinghe, sei un uomo. Sopporta, fratello. Cerca di abituarti. E ricorda che chi è entrato nel nostro gioco vi resta invischiato fino alla morte. Te lo dico io. Tu ti sbagli, Alistair. Ci resterai tu invischiato. Io appena ho accumulato un po' di soldi vi saluto. Mi comprerò un pezzo di terra, anche un fazzoletto. Ma sarà la mia terra. Vedrai. Davvero? Le mani. Guardatevi dunque queste mani, incapaci di vangare o di adoperare un erpice, incapaci di sparare. Noi sulla fronte abbiamo un marchio divino. Io lo so bene, per me è tutto chiaro. Guardatevi le mani, fratelli. Guardatele. Così mi obbedisci. Non avere paura. Non ti picchio. Dammi il liuto. Da qua. Farà l'apprendista in una fucina. Diventerà fabbro. Forgerà asce e coltelli. Così sarà utile alla gente. E guadagnerà dei soldi. Vestiti. È inutile, Toma. Sarà come lui vuole. Non serve ostinarsi.
Io gli vedo sulla fronte il marchio. Il marchio del destino. Io non vedo proprio niente. Perché non vuoi? Anche lui ha nome Toma. Capisci? Toma Alistar, come te, suo padre, erediterà il tuo violino e volerà più in alto. Più in alto di te e di tutti noi. Suonerà in modo divino. Io lo vedo. Benché ti chiamino Janko, la tromba di Dio, devo dirti che come profeta non vali niente. Andiamo, Toma. Vagli vicino. Non devi avere paura. Non è più un lupo. Smettila. Non spaventare il bambino. Che si tempri il carattere. Dovrà vivere con la spada in pugno. Asta pano melco, da voi inghiață buricu. Nu tai bună pe orice vreme, Iancule. Cam cât ne pui în palmă, pano melco? Cât un galben de căciulă mai deșcă. Cât unul singur? Da ce, nu vii de ajuns? Și lui Toma Alistar cât îi dai? Cu cine te pui tu, băi netrebnicule? Cu pan Alistar? Și totuși cât? Ți-ți o fi și atât. Numai lui pan Alistar dăm 5 galben, că e ober muzicant pe toți munții. Pano Melco, muzica, femeia și munții să nu-i prețuiești cu banul că faci mare păcat. Așa e, așa. Muzica nici cu banii lui Franț Iosif nu o cumperi. Păi de, muzica e coană mare, costă scump. Nu mă chinuiți, urcați odată, plătesc cât vreți. Vi ha chiamato. Siamo venuti a vedere il tuo lupacchiotto. Ma lui non vuole vedere voi. Andatevene, filate via. Insomma, cosa volete? Che ce lo regali. Regalarvi il lupacchiotto. Io vi regalo un bel... Lasciatemi stare! Lasciatemi! Ah, tanto mi libero! Vi farò vedere io! Andatevene! Lasciatemi! 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 Lasciatemi, andatevene!
allora, ce lo dai? Potete star sicure che non ve lo darò mai. E allora, Tomiz, ti trasciniamo in strada e tutti ti piglieranno in giro. Ti sei fatto crescere le trecce. La gonnella metterai e una bimba diverrai. Va bene, mi arrendo. Avete vinto, potete pigliarvelo il lupacchiotto. Lasciatelo andare. Ah, adesso vi faccio vedere io. Via, andatevene via tutte. Via anche tu. Via. Via, via tutte. Via tutte. Via, via tutte. Toma! Toma! Siediti, Tom. Non fai che giocare, piccolo. Tuo padre, Tom Alistair, è morto. E anche Deshka, quello che girava con l'orso. Io sono vivo per miracolo. Ora vivrai con me. Potrai restare con me quanto vorrai. Siamo stati travolti da una slavina in montagna. Veniam de la nuntă. Colaci în bâtcă pentru tine. Ci avete convocati? Dankeschön. Venite, su. Proprio belli. Chi di voi altri è il capo? Io, Tom Alistair. Bene, Tom Alistair, sii gentile, dimmi il nome degli altri. Jan Kubaba, ma tutti lo chiamano col soprannome Tromba di Dio. Ne avete sentito parlare? Di trombettisti così ce ne sono pochi, vostra grazia. Chup Corde d'Oro, quando suona tocca il cuore, sia ai funerali che alle nozze. Vi può servire?
Der de Iula. Come? Der de Iula. Der de Iula è il patronimico? Der de Iula e basta. Ma sua patria ha un nome, sì o no? Forse, non mi ricordo. Ci ha abbandonati da tanto. Ma abbandonato, scriviamo così. Abbandonato. Abbandonato, giusto. E tu che nome hai? Costacchi il muto. È davvero muto, vostra grazia. Lo zar lo ha esentato da ogni sorta di tributi. È stato fortunato. Bene, e tu? Io? Sì, sì, tu. Gross musicus der Baron von Kerkeli Siemental. Di dove sei? San Duque Limare, nato qui a Capreste. Votre Excellence, vostra grazia, ho suonato per tutta l'Europa. E tutta l'Europa ha pianto. Scusatelo, vostra grazia. Hurra! Dankeschön, bitteschön. Ma questo non è tutto. Ascoltate ora quel che ho da dirvi. Un lautaro che erra per le strade non può ardire di prendere in moglie la figlia di un gentiluomo o di un boiardo. Chi violasse questa regola sarebbe maledetto da Dio e dagli uomini nei secoli dei secoli. Le vostre spoglie mortali saranno sepolte non nei cimiteri a fianco dei buoni cristiani, ma fuori del recinto. Alla Santa Comunione vi accosterete dopo tutti gli altri, così come per ultimi avrete la remissione dei peccati. Giurate di pagare annualmente i tributi. Chi infrangerà il giuramento sprofondi nelle fiamme infernali. Onorabilissimo e stimatissimo pubblico, cittadini, accorrete in piazza per vedere il più grande prodigio del mondo. Gente, gente, abbiamo in gabbia una fiera selvaggia e assetata di sangue. Chi non ci crede, provi a infilare la mano nelle fauci del lupo. Affrettatevi! Lo mostriamo oggi in questa città per la prima volta! Il lautaro, Toma, Alistair, senza paura andrà a sfidare la morte! Il nostro spettacolo vi sbalordirà! Vecchi e bambini, ricchi e poveri! La rappresentazione ha inizio! Rispettosi omaggi! Ragazzi, qua, stringetevi in circolo! Non perdete tempo! Invitate i vostri amici e non lesinate il centesimo! Non strillate, non starnutite! È una belva feroce! Basta niente e si inquieta! In tal caso, Dio vi guardi! Colomba mia, lo credi un lupo selvaggio? È un comune cane da guardia!
Via, via, lascialo, bestiaccia, dammi il cappello! Ridammelo! Ridammelo! Il mio cilindro! Ah! Attenzione, attenzione! A inizio lo spettacolo! Guardate, gente, e ascoltate. Concedeteci l'onore. Pascià, buono. Sta buono, piccolo, ora gli facciamo rovesciare le tasche. Bravi Lautari. Magnifico. Straordinario, charmant. Vedrai, amico, con i nostri strumenti e la nostra bravura, al nord faremo fortuna. Io ti ascolto. Ne sono sicuro. Venite. Qui, fratelli, il padrone è generoso. Non bada al denaro. Ci darà da mangiare e da bere a sazietà. E poi qui non ha messo piede un gendarme dai tempi di Alessandro il Macedone. Venite. Fuck! La morella nego spin, yandiridiridirà. Tutte larga scipotin, yandiridiridirà. Pintal faris te da brin, Puzza di morte. Georg Negostin! Ehi, Georg Negostin! Grazie per l'accoglienza. Pane fresco all'odore, pane appena sfornato. Già.
Così ci siamo sfamati. Gheorghe! Gheorghe Negostin! I Lautari ci onorano di una visita? Siamo noi, non si vede? Si vede, si vede. A un miglio di distanza. Venite anche a saccheggiare i boschi? Perché? Tuo il bosco? È mio. Proprio mio, zietto. A chi appartenete voi? A Tom Alistar, capitano. Non menti? Io non ho mai mentito, capitano. Davvero non ci conosci? Avete dei guai con la legge? A chi servono le leggi? Solo a quelli che le scrivono. Nella nostra tana viene soltanto chi ha l'animo ferito. Ma tu chi sei, signore? Sembri importante. Radu Negostin. Morte ai ricchi e notti insonni ai gendarmi. Perdonaci se abbiamo detto qualcosa. Allora, vi vado a genio. Ma certo, signore, come no? Radu Negostin. Non ci credi? Ma com'è che sei così bianco? Questo è il sale dei lavori forzati. E Gheorghe dov'è? L'han preso al mio posto, come ostaggio. Io sono fuggito, zio Toma, dall'inferno. Quindi tu fai da padrone al mulino al posto di tuo fratello. Lui è l'ostaggio e tu il mugnaio. Sì, mugnaio. Ma il mio mulino macina ossa di signori e di gendarmi e la farina vien fuori rossa, Toma Alistar. Vedete, se no pensiamo che abbiamo paura di loro. Vi siete spaventati, Lautari? Cosa fate qui? Andate al mulino. Là c'è il grano, macinatevelo. Di acqua e fuoco ce n'è a sufficienza. Grazie tante. Grazie. Fratelli, mi sembra giunto il momento di tagliare la corda. Dove andate, Lautari? È qua il mulino. Bisogna trovare il modo di filar via di qui. Sta aspettare che tramonti il sol per andare a lavorare, per andare a lavorare senza mazza né pugnale. Profuma di terra arata. Di campi sconfinati. Un bel giorno mi comprerò un po' di terra e se non ci riesco farò il mugnaio. Sotto mugnaio. Sì, farò il mugnaio. Sotto mugnaio. Chi sarà? Capitano. Li ho incontrati. Domani mattina al Guado Nero. E se fosse una trappola? Ne moriranno 10 per ciascuno dei nostri. Ben detto. Domattina andremo a prendere Gheorghe. Le autorità vogliono in cambio 3 di noi. La colpa è mia. E io ne risponderò. Tu verrai, cara mia. Sì, verrò con lo spretato. Signore, perdona i tuoi servi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Oh, guardate, un prodigio divino. Non abbiate troppa fretta di andarvene, angeli del cielo. Se vi metteste le ali, vi prenderebbero subito fra le schiere angeliche. Suonate per me tutta la notte. Suonate tanto per quanto mi resta da vivere, per l'eternità. Quel calice l'avete rubato dall'altare della Santa Chiesa? Avete saccheggiato la casa di Dio? Noi? No! Ci è stato regalato da padre Misail, il prete, questo calice. Senza bisogno di puntargli la pistola nel ventre. Come ci ha visti,
Ti l'ha dato. Questo raccontalo a tua nonna. Ecco lì. Avete sentito, amici? Bugiardo. Che maestro a far chiacchiere il nostro archimandrita. Sono più furbi i lautari. Puoi dirlo. Figli del demonio, in buoni rapporti. Sia col signor Dio che col diavolo. Sicuro? Per Dio siamo diavoli e per Satana angeli. Vado a costituirmi. Domattina. In cambio di mio fratello. Jorge. Perché non mangi? Mangia. E dimmi cosa fai, a chi mi lasci? Tornerò da te. Anche dovessi scendere dalla croce. Capito? Radule, noi cantiamo le tue gesta! Vuoi aver detto le mie, radule de un de vin, de la lupe vin, mai frate, come ciù caprin sans spade, la tot lampa cudreptate, gioco io. Questi giovani vanno incontro alla morte, come alle nozze. Date l'ordine che si tengano pronti. Signor sì, signor capitano. Prima compagnia! Prima compagnia, al mio comando pronti al mio comando pronti al combattimento! Io sono da culo a spade, qui prendiamo tot brosciate. Aspettare. Compagnia, caricare! Chi sapies, io data frate, ciò cui mi entrava. Acte! Io l'arret, ma ciucan, fate, e se teaste, da capuate. Ciò cui mi una valit, uit can iei n'am provalit. Perché vi fermate? Non mi spareranno addosso. Seguitemi, lautari! Tre la cap, tre la picciuare. Noi, via, se subciuare. Io, e tu, siamo ridicati. Te fai mal, siamo arrucati. Repena, ha prutto lui, ciao da tu. Alt! Ascolta, Jorge. Al primo tentativo di fuggire, avrai una palla nella nuca. Hai capito? Fratello Alistar, prendi queste 5 monete.
compra delle candele e non dimenticare di pregare per le nostre anime. Suonate! Bassino, è lui? Sì, vostra grazia. Sei sicuro? È proprio lui? In persona sono sicuro. Beh, io darei ordine di far fuoco. Non bisogna fare cerimonie con questa feccia. Abbiamo dato una parola d'onore. Onore? L'onore è un concetto relativo, signor capitano. Radun Agostin! Getta via le pistole! Dio forte, Lautari! Jörg, attento ai passi falsi. Vai, servo! Riuscirò a scappare, purché tu non ceda, fratello. Non arrenderti, piuttosto la morte. Fratelli, che cos'è mai la vita di un uomo? Ieri c'era e oggi non più. Ricevi, o Signore, e salva le anime dei tuoi servi defunti, Aramin, lo sprezzato, e Radun Agostin.
non ci sia nessuno. Picchia con i piedi. Guarda che acqua. Sono bagnato fino alle ossa. Ci vorrebbe un bicchiere di vino. Adesso ci riscalderemo. Voilà, voilà, c'est bien comme ça. Tiens, qui sont ces pauvres gens? Oh, ce sont des paysans. Arriva qualcuno. Ascoltate la musica. Che altro, una buona salute. Il signorino suona magnificamente. È passato il tempo dei lautari. La moda impone adesso una ben diversa musica che viene dall'Europa, da Parigi. Questa è la musica che suonano là, musica vera. Padrone, osservami attentamente, ti prego. Non ti ricordi più di me. Guardami bene, padrone. No, mio caro. Ti vedo ora per la prima volta. Signore, ricorda. Quando tu eri bambino, chi è che ti faceva divertire? E quando il tuo signor padre ti mandò a studiare fuori, lontano, in Francia? Ebbene? Non ricordi quanto hai pianto perché mi lasciasse venire con te? Perché non ti era dolce andare da solo in terra straniera. Ah, sì, mi pare di ricordare. Sì. Aspetta, il tuo nome? Su. Tu sei Thomas Alistair. Sono proprio io, non si è dimenticato, ve lo dicevo. Sì, è proprio se lui, non è lui. Signore. Mio padre ti voleva bene. Oh, sì, molto. Ma sei invecchiato. Che ci vuoi fare? Abbiamo più guai noi che piove l'autunno. Capisco, capisco. Kazibek! Accompagna i musicisti in cucina e fa dare loro qualcosa da mangiare. Poi suoneranno un po', se i servi hanno voglia di ascoltarli. Siete contenti? Siamo molto grati, padrone. Che Dio ti conceda. Non siamo qui per questo. Allora parla, ma fa presto. Noi siamo poveri. Siamo talmente poveri che non riusciamo a pagare i tributi. Il tuo signor padre mi diede questa carta. Diciamo che è una carta bianca per i giorni più neri. Nel darmela il Signore disse: quando verrà il giorno più duro della tua vita, vieni qui, vieni nella mia casa e per questa carta avrai 100 monete d'oro. Così disse tuo padre, che la terra gli sia soffice come la piuma. Fa vedere. Dove prendo questa somma? Pensi che io sia un brigante? Me l'ha lasciata nel testamento, in punto di morte. Nessuno doveva toccarla, nemmeno gli eredi. E io non ne so niente. È la prima volta che ne sento parlare. Il padrone Cernia non poteva mentire. Sicché mentirei io? Io non ho detto questo. Razza di insolente. Azibek! Se adesso non vuoi, aspetteremo. Aspetterete? Furba. Padrone, ritorna in te. Tu violi la volontà di tuo padre. E questo Dio non lo perdona. Ecco fatto. Così potrete dormire in santa pace, senza sognare assurdità. Mi sono spiegato? Fuori di qui! Buoni a niente! Andate a zappare! A pascolare i porci! A falciare il fieno! Così potrete pagare il tributo! Vendetevi gli strumenti! Altro che musica! Thomas!
Toma! Lasciami stare, muso di volpe. Domani venderanno gli zingari. C'è l'avviso in piazza, con tutto l'elenco. È lungo così. L'ho visto io stessa. Non resterà nemmeno uno zingaro. Te non ti venderanno. Perché no? Sarai tu a impedirlo. Fuggiremo insieme, tutti e due. Quando? Ascolta, Bianca. Se è necessario, per te potrei uccidere chiunque. Tu? Sì, io. Bianca. 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 Cos'hai? Niente. Lasciami. Si vede ancora il segno. E mi rimarrà per tutta la vita. I tuoi sono denti da lupo. Cosa fai? Perché mi baci così? Non sono mica un'icona. Ah! No. Ti fa male? No. Ora porterai anche tu il mio segno, fino alla morte. Toma! Toma anticristo! Ho furato Bianca Boierule! Lumina ochilor nostri! Trasmila sfanturi! Toate fulgele pământului! Toma, anticristul, lăutarul mătare! Fermi! Mare dentro! Anticrist, dove andate? Sei dai brido trascinilo all'inferno! Ha rapito mi dici il gesto! La mia, Lianca! Capisco! La mia, fatemi dire! Tua figlia! Sì! Non capisco! Cosa c'è? Vi bacio le mani, signore, diteglielo voi di stare zitti, io non ci riesco. Aiutaci, signore, intervieni tu! Non riesco a capirvi! Tacete! L'ha rapita quel ladro, ha rubato il nostro tesoro! Va bene, ho capito, tesoro o non tesoro. Se n'è andata spontaneamente, no? L'ha stregata suonando quel diabolico violino, che gli si possano seccare le dita. Ma insomma, che cosa volete che io faccia? Devo riportarvela qua, eh? Signore, ti supplico in ginocchio, dammi un paio di buoni cavalli veloci. Io mando i miei due figli all'inseguimento e loro li riprendono. Non ce li rifiutare, signore. Dacci due buoni cavalli. Ti giuro che li raggiungeremo. Mi ci gioco la testa. Signore, dacci i cavalli e ti ricorderemo anche dopo la tua morte. Ivaska, dagli due cavalli o non ci libereremo più di questa gente. Obbedisco, padrone. Che ti dà ci concedo la salute. Sei il nostro benefattore. Grazie per tutto il bene che ci fai. Grazie. Contro il malocchio. Sai fare il verso della civetta? Della civetta? Già. Perché sputi? Shh. Perché non ti colga il male. Se qualcuno ti fa il malocchio, sei rovinato. Un incantesimo affinché non si avvicini a te lo spirito maligno. Spiriti benigni della felicità, dell'amore, della passione, spiriti fedeli della terra e dell'acqua, mi appello a voi, spiriti del bene, ascoltatemi, ascoltatemi. Bruciate nel fuoco orrendo, riducete in cenere chi viene qui con cattive intenzioni. Ascoltate.
ascoltatemi, ascoltatemi, Veisha, fuoco ardente, avvolgi con la tua fiamma la strada dei nemici di Toma Alistar, ergiti sul cammino dei suoi nemici e fa che gli si secchi la lingua e che perdano la vista, che scoppino di caldo, che brucino vivi nelle tue fiamme. Lian, devi chiedere che non ci trovino. Che riusciamo a raggiungere le montagne e la casa dell'Autaro Yangu, amico di mio padre. Eccoli qua, i colombelli. E con questo? Ebbene, il fatto è che avevamo nostalgia della sorellina e siamo volati a riprendercela. E vi abbiamo trovati più in fretta del previsto, è vero, Teto? Non credo ai miei occhi. È tutto perché Dio è grande e la terra è piccola. Cosa volete da noi? Niente, niente. Diglielo tu, scrovete. A cosa ti serve la nostra zingara? Eh? Ti potevi prendere una moldava e lasciare in pace noi. Vieni, Lianca. Sei uno stupido e morirei da stupido. Avanti! Ascoltatemi. Volete una moneta d'oro? Tornate a casa e dite che avete perso le tracce. Capito? E tu hai una moneta d'oro. Non ci credi? Ah! Non toccarlo! Che tu possa crepare, Teto! Colera! Possa giacere nella bara il giorno delle tue nozze. Che siate dannati in eterno. Che i diavoli dell'inferno vi possano bruciare a fuoco lento. Zio Toma, vieni presto. Hanno sciolto i crani. Ci faranno a pezzi. Andiamo. Тетушини, хай, вот дисти со Кришнен рай. Хай, хай, винный дуже чингел вянусе май дуже. Хай, хай, винный дуже чингел вянусе май дуже. До мне зевка те де мари, шаде пюмбу той калари. Хай, хай, винный дуже чингел вянусе май дуже. Хай, хай, винный дуже чингел вянусе май дуже. Тяршес пода баранский высокий. Чує бєцев, хай, хай, віруй, дуже, чи не вверу се байдуче, хай, хай, віруй, дуже, чи не вверу се байдуче. Ярчей патрон здесь дефінь, умбле кубу той он дінь. Хай, хай, віруй, дуже, чи не вверу се байдуче, хай, хай, віруй, дуже, чи не вверу се байдуче. Хай, хай, віруй, дуже, чи не вверу се байдуче, хай, хай, віруй, дуже, чи не вверу се байдуче. Hai, hai,
Non avere pietà di loro. La volontà dei genitori è la volontà di Dio. Frustali! Quanti colpi? 20 colpi. Fermo. Basta così. Ora vi ricorderete che cosa significa violare la volontà di un padre. Lume, lume, solo lume, 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 solo lume, pace e luna, tre catuare, uno nasce, altro le muore. Lume, solo lume, ciel ci nasce, poi ti veste, e ciel ci muore, putrezeste. Lume, solo lume, lume, lume. Soro, lume, 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 soro, lume, atunciamo, se turra, cagno bate, scindurra, lume, soro lume, che in mor baga, in mor mbanzu, se noi mai fi, pepe mbanzu, lume, soro lume. Da lacrima. Quando ascolti questa musica dimentichi ogni altra cosa. È come se ti portasse in volo in un mondo diverso. E adesso Alistar suonaci una canzone che sia dolce e amara come una ciliegia selvatica. Fai in modo che sia il dolce che l'amaro giungano al cuore di tutti. Favorite, Kirandrialis.
Costac e Patrigno, suonò per Pushkin quest'aria in casa del generale Orlov. E per i coraggiosi che si ribellarono allo zar, i decembristi. E uomini di pietra o di fuoco. A che cosa stanno pensando gli ussari di Sua Altezza? Dovete dire i vostri ussari e non di Sua Altezza, mia cara zia. Allora miei e del nostro serenissimo sovrano. Gli ussari di Sua Altezza il tiranno. Non vi pare di osare troppo? I monarchi, come tutti gli autocrati, non fanno che perfezionarsi. La monarchia, pertanto, può dare la garanzia. La monarchia non può dare proprio niente. È solo capace di togliere. Vi è mai capitato di sentire i tamburi durante l'esecuzione di una condanna a morte? Una catarsi, come dicevano i miei antenati greci. Una catarsi. Non ho elogi sufficienti per tanta bellezza. Bevi, fratello. Ținem, Doamne, zilele, vinu și copilele, struna lăutarilor, zi, frate, come on! Iar cine se va clătina, clătina, cine ziua opta nu va avea, nu va avea... Eccellenza, dite. Eccellenza. Vi ascolto, caro. Lasciate che venga con me, per vedere un po' il mondo, eccellenza. Che capriccio è questo, ossaro? No, non è un capriccio. È l'idea migliore che potesse escogitare. Che parta, non sarò io a trattenerlo. Merci. Baciagli le mani. Bacia le mani al padrone. Va per il mondo, ragazzo mio. Alexei, caro, buon viaggio. Tienti saldi un arcione. Un ussaro è ovunque un ussaro. A Vienna come a Budapest. Buon viaggio. Sbrigatevi, il tempo sta peggiorando. Yeah! Vai, Satana! Yeah! Forza, diavolo! Yeah! Yeah! Lianka! Toma! Lianka! Toma! Thank you.
Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist Anneliese. Aha. Sie ist meine Tochter. Ihr sollt Freunde werden. Bitte. È tutto per me. E le scarpe? Le scarpe per me dove sono? Non posso mica camminare scalzo. Scarpe? Si heißen scarpe? Queste sono le scarpe, hai capito? Scarpe, scarpe. Imparalo. Scarpe. Sind Sie italiano? Sie haben einen schönen Namen. Scarpe. Helmut, mi terrorizzate. Sbagliate in continuazione. Sono stufo del vostro modo americano di suonare. Da capo. Va bene, ripetete senza di me. Oh. Il mio caro amico Alexei Baturin, ora anche amico vostro, ha portato dalla Bessarabia un giovane musicista. Secondo lui è un ragazzo dotato di un talento straordinario. Perciò lo affido a voi, maestro. Leggete la musica? No, suona a orecchio. Non importa, sedetevi, prego. Grazie. Oggi spero di potervi offrire una piacevole sorpresa. Ich bin glücklich, gnädiges Fräulein. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Was haben wir heute Abend? Darf ich bitten? Sie haben vieles, vieles zu erwarten heute noch. Es ist eine verblüffende Sensation. Endlich, Elisabeth. Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Du siehst heute Abend sehr charmant aus. Ist doch nicht Elisabeth. Aber ich aber. Sie auch, Herr Baron? You know, I find it quite a problem, how to run. How to run the colony. Hermine. The place is going to the dogs. Siehst du mich nicht? You know, it's a big problem. My guidance wasn't exactly committable. Das ist sehr interessant. Ja, ich hier sehr aufmerksam zu. Ja, gerade als die da kam, das ist komm. Guten Abend, Gräfin. Oh, guten Abend, Elisabeth. Wir präsentieren bei unserem Freund Alexei Baturin, ospitele nostro din Sankt Petersburg. Fire ardentă și impulsivă. Bitte, signor Scarpe, bitte. Charles de Berriot, concerto numero 7 per violino e orchestra. Le candele! Eccoli qui i vantaggi dell'illuminazione a gas. Sono i frutti del progresso.
Baturin, il signor Seckendorf vorrebbe parlarvi. Coraggio, andate da lui, andate. Non abbiate timore, su via. So jung und schon so herrlich. Ein wunderbarer Kind. Siete straordinario, ragazzo mio. Vi prego di accettare tutti i miei complimenti. Bravo. Davvero eccellente. Eccellente. Sì. Magnifico. Permettete? Ich habe noch nie so gut spielen gehört. Ti auguro un grande successo. E io lo auguro a voi. Guten Tag. Die Papiere, bitte. Danke. Gute Reise. A casa, Colombello. Prego. La Bessarabia. Fratello, prendetemi con voi. Anch'io voglio combattere. No. La guerra è affar mio, fratello. Diventa usaro. Io non ho paura della morte. Senti, senti. Ma dico davvero. Levati dalla testa queste fantasie. Tu sei nato per ben altro. Hai una tua strada nella vita. Seguila. Suona, fratello, e va per il mondo. Suona anche per me, Toma. Yegor, andiamo. Quale Toma? Su, fuori, brutti diavoli! Buongiorno, zio Preda! Salute, salute!
Avevo una gran voglia di tornare, sapete? E voi come ve la siete passata, diavoletti? Chi vi avrebbe riconosciuto, bellezze? Fermi, fermi, state buoni, mi strappate il vestito. Regali d'oltremare. Questa cintura è per voi, zio Preda. Tieni, Luze, dalla tuo padre. Com'è bella. Che bello. E questa è per voi, zia Dokita. Oh, che belle cose hai portato. Tieni. Hai il colore del fuoco. Ma dov'è? Restituiscigliela. Sì, Adokita. Dov'è Lianca? Dov'è Lianca? Lianca! Lianca! Dov'è? L'abbiamo data via. A chi? A un bravissimo uomo, uno zicano ungherese. Uno che ha le tasche piene di denaro e molto cervello in zucca. Non potevo mica dare un simile tesoro a un pezzente come te. Lei non voleva. Ha pianto. Siediti, Toma. Era tanto che non venivi qui. Vattene. Va dai tuoi. Comprati un aratro e coltiva la terra. Diventa un uomo. Il sangue zigano e il sangue moldavo non possono mescolarsi. Così ha deciso il Signore. Vattene. Torna dalla tua gente. Salute a voi, Levi Moses. Dite, padre, vi ascolto. Le mie orecchie sono attente. A me spetta pregare il Signore e implorare la sua grazia, mentre nelle cose del mondo siete molto più esperto voi, Levi Moses. Trovate la mia Lianca. Fatela cercare in ogni angolo della terra. Vi prego, fate che me la riportino, o viva o morta. Si dice che voi possiate cose che nemmeno Dio può. Se questo è vero, trovatemi Lianca. Amico mio, il Signore Dio può molto, però fa poco. Levi Moses può molto poco, però fa molto. Ma ti ci vorrà un mucchio di soldi, moltissimi soldi. Senza Lianca, è come se io fossi morto. Prendete, Levi Moses. Vi do tutto quello che ho. Continuerò a pagarvi fino alla morte. Ritrovatela. Buongiorno, esimio Levi Moses. Sodoma e Gomorra, tutti e 10 comandamenti, siete voi, Tom Alistar, Kanka, Rashid, Busha, Salomone. Levi Moses è addormentato. Dategli un pizzicotto, sto sognando.
Pensavate che fossi già in paradiso? E che su questa terra non ci fosse più Thomas Alistair? È così? Tu sei morto e resuscitato. Sono morto tante volte. Cosa state a fare voi? Svelti, svelti, al lavoro! Presto, figlioli, andate di là. Il lavoro nobilita l'uomo. Kanka, porta la zucchina in tavola. E non dimenticare le olive. Monsieur Alistair, non immaginate come siamo lieti di vedervi sano e salvo. Merci, madame. Quando i gendarmi vi hanno portato il mio violino, avete pensato che fossi morto? Cosa dite mai? I clienti come voi non muoiono senza aver pagato i propri debiti. Noi sappiamo con chi abbiamo a che fare. Debiti? Levi? Io non ho un sorto. Oggigiorno nessuno ha quattrini all'infuori di quelli che li hanno. Il violino. Grazie, Moses. Le corde così non ce n'è più. Sono viennesi, non hanno prezzo. Si sa niente. Non vi siete ancora rassegnato, Thomas Alistair? Se volete ritrovare un granellino di sabbia sul fondo del mare, non vi bastano 100 vite. Riflettete, pensate che oramai sono troppi anni che facciamo ricerche. Io dal canto mio, voi dal vostro. Abbiamo fatto tutto quanto è umanamente possibile. Ma l'Onnipotente non ci aiuta. Poate până la urmă ne va ajuta? Merci frumos, mamzelle Hanka. Mamzelle. Auzi ce dulce spune badea Toma. Mamzelă, curând o să te chem să cânți la nunta ei. Cu plăcere. Dar la nunta mea o să fii să cânți. Dacă aveți binevoi să mă chemați, poftim. Viene da Pietroburgo. È un dono del Granduca. Ho suonato nei giardini della Santa Croce. C'erano dei signori che per l'entusiasmo piangevano. Magnifico! Gridavano. Quanto al Granduca, mi ringraziò di persona. Mi batté sulla spalla e mi donò questo. Pagate 2 anni di tributi. Tenetene voi una parte. Ecco il resto. Continuate a cercare. Cercate la mia Alianca. Cercatela. Capito, Levi? Uh-huh. Basterà. Basterà. Fratello Thomas, con tutto quello che avete speso finora per le ricerche, avreste potuto costruirvi 3 case e in più comperarvi un branco di cavalli arabi. Se dovessi morire senza rivedere Lianca, sarei vissuto inutilmente, Moses. Di me non potete lagnarvi.
Ho mandato innumerevoli messaggi e i miei uomini sono stati da Sekeshvar a Buda e persino le steppe ungheresi hanno rastrellato. Sono stati oltre il Dniester e in Crimea e anche a Cracovia, fra i polacchi e fra i serbi, là sul Danubio, e mi è costato caro. Mentre voi? Io la cercherò finché avrò vita. State tranquillo, avrò il denaro. Pagherò il mio debito fino in fondo. Vi porterò tutto il mio guadagno, pur di poter trovare Lianca. Morta o viva, ritrovatela. Siete già nell'autunno della vita, Alistar. È il momento di raccoglierne i frutti. Di far scorta di denaro per i giorni neri. Vieni! Vive inseguendo un uccello purpureo. Vederlo è già la felicità. Ma la felicità più grande è farlo prigioniero. Io, Levi, l'ho avuto prigioniero fra le mie mani, qui, su questo palmo. E volevo stringerlo, ma non ce l'ho fatta. Non ne ho avuto il tempo. Me l'hanno rubato. Eravamo legati da un filo sottile. Il filo si è rotto e anche la mia vita si è spezzata. Ronzi come una mosca. E a te cosa importa? Maestro, eh? E a me? Volentieri, ma non vedo la barba. Ma io ti pago. Radimi. Subito. I soldi hanno un bel suono, con i soldi si fa tutto. Se la tasca è vuota, niente fai. Che la... creature ripugnanti. No, le sanguisughe sono simpatiche. Cosa avete, zio Tom? Vi sentite male? Volete che vi metta le sanguisughe? No, Salomone. Le sanguisughe ne ho già trovate più che a sufficienza. Quest'animale vivrà 10 volte più a lungo di noi. Il diavolo se lo porti. Ci rivediamo domani, all'alba. Dove andate? Donne e bettole? Dio ce ne guardi. Domattina si parte, si va a Mogilov. Fate che non debba cercarvi nelle osterie. Andate. Asta-i Șoile, bucuria mea. Șoile, cântă ceva pentru Badea Toma. Să audă Badea Toma ce bravo-i Șoile. Ei, ce zici? Bravo. Bravo, Șoile. Foarte bravo!
Guardate. Apri l'altro. Qui dentro ho gli ultimi soldi. Dai qua. Vi supplico. Giù le zampe. Thomas Alistair per 25 anni ha piegato la schiena per farvi divertire. E voi gli avete succhiato tutto il sangue, vampiri. Gli hai rubato il suo denaro, hai tradito l'estrema volontà di tuo padre. Diavolo, quanta ricchezza! Prendi qua. Dalla pure alla tua donna, da parte mia. Fermo. Togli il cassetto. Siediti qua. Obbedisco. Avanti, signore. Raccontami in che modo vivono i francesi nella loro Francia. I francesi vivono molto bene, ultimamente. Assalamu alaikum, mi avete chiamato padrone? No, no, è solo... Padrone, che cosa succede? Su le mani. In alto, più in alto. E ora voltati. Bala anche tu. Obbedisco. Svelto, mettiti contro il muro. Ti spedisco all'inferno, la che sta fermo. Se osi ancora fare un gesto, ti brucio le cervella e do fuoco alla casa. È meglio che mi diate retta tutti e due. Con chi mi obbedisce io sono mite come un agnello. Non voltarti se non vuoi una palla in fronte. Lascia perdere, in nome di Dio! Vattene! Dragomir! Fuggiamo, Dragomir! Vieni! Lascia perdere! Siate maledetti! Dragomir! È qui! È nascosto nei cespugli! Dragomir! State indietro, vi dico! State indietro! Indietro! Indietro, villani! Ah, fermi! Fermatevi, per l'amor di Dio, fermatevi! Vi auguro tanta salute, padron Levi Moses. Pace e fortuna a te, Meneile. Andiamo via, su. Avanti, vecchia mia, muoviti! Su. Non siate triste per il vostro orologio. Dio ve lo ha dato e Dio lo ha reso. Caro Moses, quando vedete quei due vagabondi, dategli un calcio che li faccia arrivare a Mogilov. Sarà bene che lo facciate voi stesso. Temo che in un affare del genere io subirei troppi danni. I miei saluti e la mia stima, caro Moses. Au revoir, mademoiselle Busia. Ma perché, amico, mi stai tormentando? E tormenti te stesso. Io sono stufo. Tutto questo mi dà la nausea. Parla. Dammi retta. Avanti, parla. Ti strappo l'anima. Ho già detto tutto, come al confessionale. Se parli, ti lascio libero. Puoi andare a divertirti. Capito? Su. Eravamo solo in due. Quello che è stato ucciso e io. Se non ci credete, ammazzate anche me. È la santa verità, ho detto tutto. Ehi, Serafim!
Prova tu a spremergli quello che ci serve. Tra di voi villani vi intendete con una mezza parola. Eccellenza, avrà paura per le dita, che per i lautari sono preziose, più della vista. Con gli occhi vedono, ma con le dita toccano le corde. Fa pure, Serafim. Signor sì. Non potrà più suonare per tutta la vita. Vedrai come ti colgio. No, dillo tutto! Dragomir l'hanno ucciso. Io sono qua. Non c'è nessun altro. Solo io. E quell'altro. Quello che è bruciato. Uccidetemi. Io sono innocente. Non ho fatto niente, io ve lo giuro. Шука, браду, цу! Ка, истай, браду, цу! Адус, пентру, драгу, цу! Alistar. Eu sunt Maria Manole, vara ta. N-am mai uitat, Tom. De aici, de pe măgura Răduceanului. Mi te-au furat drumurile, frate, și te-ai abătut de la ai tăi. Să trăiești, Coana Marie. Cu limbă de moarte m-a trimis un cheșu vasâi să te adun de prin lume, că-ți dă stâna lui și turma lui îți dă. Să nu mai pribegești. La voi acolo sus plouă cu tristețe într-una. Încheșul Vasii Vereț lasă ție muntele să-l stăpânești. Mie?
Muntele! Să-l leg de căruță, să-l târi prin lume după mine. Frumos, cu Ana Marie, frumos, mulțam. Sogno strano fatto stanotte. Un nano mi si avvicina e mi dice: chinati, Tom Alistar. Io mi sono chinato. E il nano di nuovo mi dice: chinati di più, Tom Alistar, chinati di più. E io mi piego ancora di più. Ma il nano, quel dannato, mi ordina ancora di più. Piegati, Tom Alistar, piegati. Io mi sforzo di obbedire, mi piego. Ma lui mi ordina ancora più giù, va giù, Tom Alistar, chinati. Io sono sfinito, più di così non posso. Spero dentro di me che mi permetta di raddrizzarmi, di dare ancora una volta uno sguardo al mondo. Ma lui non mi dà tregua e grida: piegati, 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 Tom Alistar, ancora, ancora, più giù, più giù. E io mi piego, mi piego, mi piego, finché non sprofondo nella terra. E intorno a me d'improvviso si fa tutto nero, nero, nero. Pesciolini miei. Un buon guadagno. Peccato che non succeda spesso. Segno. Ah, perché brutto, Tom? Tanti soldi così, era un bel pezzo che non li vedevamo. Io i pericoli li sento a distanza, come le bestie. Ma quando scapparono Dragomir e Velku, tu non l'avevi saputo prima. Era affar loro, io non costringo nessuno a restare. Che cos'hai? Lo so, ho freddo. Prendi, Tom, guarda quanti bei soldini. È la tua parte. Credi di farmi impressione? Quanti ne ho avuti per le mani nel corso della mia vita? Avete mai visto una cosa del genere?
Io mai. È un regalo dello zar. Ma che zar? Prendilo in mio ricordo. Così forse accenderai una candela per la mia anima. Ho fatto in tempo a insegnarti qualcosa. Qui si certifica che i nostri tributi sono pagati in anticipo per 2 anni. Il documento è compilato a mio nome, Dig. Conservalo. Nel presentarlo, di che sei Thomas Alistar. Ti bacio la mano. Non c'è la data. La metterai tu quando servirà, capito? Capito, certo. Ehi. Hai dato tutto a lui. Intendi forse metterlo al di sopra di noi? Cos'è più intelligente? Sì, fratello. È più intelligente. Ora questi ci portano via i nostri soldi. Ehi, capo! Mostra loro la carta che dice che abbiamo pagato i tributi. Non posso, manca la data. Ai, 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 nascondiamo subito gli strumenti. E il tuo muso da lautaro dove lo nascondi? Capo, tira fuori in fretta quella candela, salva i nostri poveri sudati soldarelli. Lasciatemi in pace, sono stufo di queste sciocchezze. Che cosa volete? Che faccia il vostro buffone fino alla morte? Aiutaci, per l'ultima volta, Toma. Che cosa ti costa? Recita ancora la commedia. Fallo per noi. Te lo chiediamo tutti, Toma. Va bene. Prendi la candela. Subito. Che sia nuova. Sì, ma subito. C'è qualcuno qui dentro? Prova a guardare da quella parte. Signor, sì. Chi di voi è il traghettatore? Il traghettatore verrà più tardi. Capron, che fine hai fatto? Anche noi lo stiamo aspettando, eccellenza. Le montagne stanno ferme, ma gli uomini si incontrano. Di un po', stupidone. Non sei della banda di Thomas Alistar, per caso? Siamo stati con Thomas Alistar, ma è morto. Poveraccio. E piantatela con queste vostre pagliacciate. Li conosco i vostri trucchi. Quante altre volte è già morto questo vostro Toma, eh? Anche te, giovanotto, ti ho già visto. Non ti ricordi più dove? Nella steppa di Bugiacco, non più tardi dell'altro anno. Hai davanti a te il tenente Iermurati. Io invece non vi ho dimenticati. Già allora il defunto vi aiutò a non pagare i tributi, ma questa volta non vi riuscirà. La vacca bianca non dà più latte. Basta con i trucchi. Lo faccio risuscitare io, questo qui. Viene duro questo farabutto, eh? Io l'avevo detto che... Avevi detto la verità, Sapron. È morto, proprio morto. Che
Come l'hai presi in giro, il danaro è in salvo. Se ne sono andati. Bravo, ti pagheremo da bere. Alzati, alzati. Puoi alzarti ora, Tom. Padre. Tom. Padre! De ce nu bat clopotele? Noi doar v-am plătit. Și vom mai plăti dacă trebuie. Nu vine popa. Nu se cade. Voi sunteți batjocura lui Dumnezeu și a oamenilor. Vii sufletul negru de păcate. Eu, dacă plătiți, merg. Domnul Dascăl. Și acolo, tot un lăutar zace. Ăla? Ăla o cânta din trei pistoale și un junghier. Mare tâlhar. Tăia buierii și le bea sângele. Radu Negustin, urția Domnului. Radu Negustin? Eu zic că e bun. Așa-i, Dascăle? Tâlharii și lăutarii. Frumoasă pereche. Slobozește-l, Doamne, de păcate, pe rogul tău, Tom. Taci, Dascăle. Veșnica lui pomenire. Veșnica lui pomenire. Veșnica lui pomenire. Veșnica lui pomenire, 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 veșnica lui pomenire. Chilepiră, pricopseală! Fac eu piciorul în poșta voastră. Ce să-ți ghicesc, gagelule? Dumnezeu să-ți dea noroc. Lasă-mă pe urmă. Că tare ești frumușel. Păi să spun, ce o să ai la viața mă tale, la gândul mă tale? Băi, mănăile, de unde ai luat tu barfa asta? Am dat trei crețari pe ea. Jumătate papagal, jumătate mareșal, să moară de zaviste cine te-o vedea. Lume, lume! 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 Lume și popor! Dobre, popăcina, dzieci pșerate, dzieci listeță. I nostri violini curano il mal d'amore, la verde nostalgia, la tristezza e il malocchio.
Sei piaciuta al polacco, lo sai? Eccoli, i miei rispetti. Tu! Gente, gente! Gente, ascoltate! Suoneremo valzer viennesi, arie e canzonette italiane! La marcia di Napoleone Bonaparte e l'inno dei giannizzeri turchi. Tutto quello che volete, per tutti i gusti, soltanto da noi e soltanto per oggi. Gente, gente, Doma Alistar e la sua orchestra attaccheranno con i violini. Per cominciare suoneremo una canzone appassionata. La doina di Toma Alistar. Gente, gente, non lesinate il vostro denaro per Toma Alistar, il più straordinario dei lautari. Mi inchino con rispetto. Ospiti carissimi, spendete il vostro denaro per Toma Alistar, il più grande di tutti i lautari. Dov'è Toma Alistar? Io sono Toma Alistar. Tu sei Toma Alistar. Meriteresti 1000 nerbate. Ma perché? Per voi in tutto il mondo non può esistere che un solo Toma Alistar. È così? È così. L'hai visto almeno una volta nella vita. Se non mi credete, ascoltate. Che cosa sai tu di lui? Che sei Lianca, hai i capelli grigi e sei vecchia. Lo vuoi quest'uccello? Te lo regalo. Prendilo. Su, vola!